E adesso io te l'ho impostata su auto intelligente, quindi la macchina riconosce la scena e te la va a impostare in automatico. Perché sono intelligente io. Grazie a tutti, è stato bello. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui nella nostra sede a Empoli perché abbiamo un compito veramente speciale. Ci ha contattati Ariane Makeup, che vuole portare a un livello successivo i suoi video di makeup. E quindi si è rivolta a noi per avere un consiglio della macchina ideale per fare dei vlog, video di makeup. E quindi con Sony le abbiamo preparato questa fotocamera, che è veramente ideale, la ZV-E10 col kit. Molto semplice da utilizzare, quindi a momenti sarà qui e le spiegherò tutto, gliela impostiamo e vi daremo anche dei consigli su come fare al meglio dei video unboxing, makeup. Quindi se sei un content creator rimani qui perché ci sarà diversa roba da vedere. Ciao, scusatemi, sono un attimo disperata, mi serve una macchinetta per fare video di YouTube. Calma, niente panico, che problemi stai riscontrando? E niente, la qualità dei video è bassa, l'audio praticamente non si sente, le immagini sono buie. Te lo giuro, buissime, peggio che mai. E niente, io vorrei che i miei follower comunque guardassero video di qualità, per questo sono qua. Chiaro, chiaro, e noi siamo qui apposta per questo. E quindi la mia domanda è, ma sei pratica nel fare insomma riprese a livello professionale, sotto l'aspetto tecnico? No. Ok, allora questa è la macchina ideale per te. Ok. Perché questa è una macchina veramente semplice, intuitiva, per vloggers, senza dover studiare anni e anni cose tecniche. Ah, quindi c'è scritto il mio nome sopra. Fatta apposta per te. Top. Per alzare il livello, anche perché insomma, ok, i telefoni fanno degli ottimi video, però con le fotocamere possiamo fare lo step migliorare successivo. Ancora di più. Esatto. Niente, mostramela. Ok. A te l'onore dell'unboxing. Che onore. Wow, mi sento emozionata. Bambino, prenato. Oh, scavicchi ma non apra. Oh, oddio, aspettate. Oh. Era al contrario, ma va bene lo stesso. Molto, molto, molto carina. Questa però ha l'obiettivo. L'obiettivo è intercambiabile, okay. Quindi puoi portargli tutti gli obiettivi di Sony. Infatti okay. Ho portato anche un paio di obiettivi miei da farti provare magari poi se vuoi robe diverse. Sì, questo è l'obiettivo HIT, che è uno zoom 16-50, che diciamo è un obiettivo versatile, adatto un po' in tutte le situazioni. Ok. Quindi, grazie a questo, non sarà più un problema l'audio e i tuoi followers torneranno a sentirti per bene. Quindi posso fare anche un tipo ASMR. Sì, volendo sai sì. Cosa sono? Quindi la macchina è molto semplice, la cosa secondo me interessante è che a parte è piccola e leggera da portare in giro e poi grazie a questo schermo che si ribalta puoi farti video anche da sola senza aver bisogno. Quindi magari posso guardarmi. Esatto, fare un check della luce, la messa a fuoco, composizione e tutto quanto. E poi hanno semplificato tutti i tasti proprio per renderla accessibile a tutti i content creator che magari non sono dei fotografi professionisti. Eccomi qua. Esatto. Sono qua, io. Esatto, esatto. Quindi io direi di fare magari subito un bel test nel nostro, oddio, sì, ti prego. Nel nostro studio per YouTube che abbiamo qui in sede. Ma tutte le luci. Tutto, una bella ring light. Perfetto. Ho pensato a una ring light per te. Eh beh, perché noi TikToker è sempre forza palese. Pregiudizio. Sì, sì, no, ma io conta che ho due softbox e una ring light, quindi. Ah, proprio. Sì, è Barbara D'Urso. Ah, no, Morello. Vabbè, ok, andiamo a provarla. Ok, Ariane, eccoci qui sul nostro setup da youtuber. Fantastica. Ho sistemato anche la luce ad hoc. Rosa, rosia, scusate. Attento al dettaglio. Bravissimo. Ecco qui la macchina. La prima domanda che ti faccio è, ti serve per usarla solo in casa o anche fuori? No, per il momento solo in casa. Ok, quindi un setup statico, quindi esatto. Sicuramente ti ci vorrà un cavalletto. Magari ce l'hai già il cavalletto. No. No. Ok, allora un cavalletto e poi eventualmente, come si diceva prima, questo qui, se c'è vento magari la usi anche fuori. In casa. Non lo so, mentre c'è un ventilatore, tutto può essere. Quindi questo qui, per il resto la macchina è molto semplice come ti dicevo, quindi c'ha pochi tasti essenziali. Qui on off per accendere e spengere, partiamo proprio dalle basi. Wow! Senza dare nulla per scontato, quindi schermo che possiamo inclinare. Per il resto hai tre modalità, foto, video e SQ sarebbe slow e quick se vuoi fare slow motion direttamente in camera, ma se no lo puoi fare anche poi dopo nel programma di montaggio. Ok. Quindi ora te l'ho messo su video, premendo poi vai a cambiare le modalità. Diciamo è una modalità automatica intelligente, quindi la macchina riconosce già cosa sta inquadrando. Ad esempio ora riconosce che appunto abbiamo il pubblico qui davanti a noi, okay. E quindi dice ritratto intelligente. Come vedi traccia anche l'occhio e il volto del soggetto. Ma pensa. Quindi non ti devi preoccupare di mettere a fuoco, controllare magari se sei sfocato, se ti muovi un minimo. La macchina c'ha un autofocus veramente preciso. Insomma, vero, guarda qua. Le Sony sono parecchio rinomate per questa cosa qui e quindi puoi stare serena che l'autofocus
insomma, lei grazie, diciamo, all'algoritmo, intelligenza artificiale, eccetera, riesce proprio a riconoscere il volto, ti indica sempre dove è l'occhio, e poi è il punto più importante dove mettere a fuoco. Ah, ma che figata! Nel caso vuoi fare vedere dei prodotti, qual è il problema che sorgerebbe? Che la macchina continuerebbe a mettere a fuoco il tuo volto anziché il prodotto che tieni in mano. Ok. Ed è qui che viene in soccorso la modalità prodotto. Eccolo qui, modalità prodotto. In questo modo la macchina riconosce che te c'hai un prodotto in mano e quindi dà la priorità e mette esatto, senza dover nascondere la tua faccia, perché spesso uno se no cerca di non far vedere la faccia. Quindi proprio pensata per unboxing, recensioni. Io eccomi totale. Quindi da qui poi ripremi nuovamente, si disattiva e quindi rinizia a mettere a fuoco sul volto del soggetto. Automaticamente. Esatto. Per il resto in realtà la macchina poi fa tutto. Domanda, ma anche durante la registrazione o devo stoppare e poi cambiare la modalità? Proviamo. Ma proviamolo direttamente insieme. Vai. Quindi primo step qual è per iniziare a fare un video? Accendere la videocamera. Quella sì, quella lì te l'ho spiegata, eh. Ok. Però poi cos'è che ci vuole? Dov'è che li salvi i video? Vabbè, sulla memory card. Quindi ecco, okay. Qui preparato anche la memory card. Sempre Sony, ragazzi. Quindi tutto sponsor by Sony. Ah, mi raccomando, si inserisce da qui, eh. Ah, non da... Ah, ok. Non mi prendere in giro, perché alcune macchine hanno l'ingresso di lato. Poi vai tante cose. Vai a casa e non sai dove metterla. Come ti chiamo? Allora io te. Tutta disperata. Riaccendiamo. Quindi facciamo partire il video. Sentirai questo suono, vuol dire che è partito. Come la vecchia. Quello è tutto. Uguale. Riquadro rosso, che io apprezzo parecchio, perché sennò a volte non mi rendo conto se sto registrando o no. Ok. Magari di sfuggita, so lì che registro. Magari parli per mezz'ora e ti accorgi. Certo, che non stai registrando, sì. Esatto. Quindi premendo, no. Eccoci qua, quindi devo alzarmi, ok, va bene. Allora, in realtà mentre registriamo non fa cambiare l'impostazione, però se già sai che farei vedere un prodotto, parti già con la modalità prodotto e lo riconosci da qui che c'è scritto AF off sul ok. Menu, e quindi lui in automatico continuerà a mettere a fuoco su di te e poi appena prendi il prodotto... Avvicina il prodotto, metta a fuoco. Esatto, okay. Esatto. Quindi qui ristoppiamo la registrazione, possiamo scegliere se avere più o meno sfondo sfocato, che è un'altra cosa, insomma, secondo me bello, carina. Bello. Da questo tasto qui puoi scegliere la sfocatura, okay, se più o intensa, meno. Intensa, esatto, okay. Esatto. E poi niente, diciamo, le cose che puoi impostare sono il punto di messa a fuoco, ma io ti consiglio di tenerlo sempre su, okay, questa qui ampia. Tenendolo su ampia la macchina riconosce il volto, il prodotto e non c'è da sbatterti, dire certo, aspetta, sposto il punto, eccetera. Comunque per accedere rapidamente a tutte le varie impostazioni più importanti c'è FN. Okay. Premendo questo accedi alle varie impostazioni, come ad esempio il livello del microfono, quindi se magari c'hai un tono parecchio alto della voce e allora magari sfonda il livello dell'audio, puoi abbassarlo un po' entrandoci dentro e gli abbassi il livello. Ok, da cosa lo capisco che sto esagerando? Da queste linee qui verdi. Ok, quindi se tocca il rosso... Esatto, se tocca il rosso non va bene. Ecco, io già tendo molto a urlare, quindi... E per questo te l'ho detto, è un tono parecchio alto, quindi... Autofocus continuo, tienilo così, perché la macchina continua sempre a metterti, okay, a fuoco e non c'hai i problemi della messa a fuoco. La modalità di stabilizzazione non ti interessa, perché se la usi sempre in casa sul cavalletto non c'è problemi. Però ad esempio se la vuoi anche portare fuori, attivando la stabilizzazione, certo, vai a evitare quel mosso, movimento. Quel esatto, okay, quel movimento lì. E poi c'è l'effetto pelle morbida, quindi uno può andare anche già a fare un minimo di correzione. Sì, come se fosse un filtro sopra, certo, però lì è un po' soggettivo, insomma, io... Sì, se uno fa make-up è importante far vedere il punto di partenza. Sei falsa, sei falsa, se metti on sei falsa. No, io metterò off. Bravo, mi raccomando. Modalità pelle morbida, ti ammorbidisce un po' la pelle, se insomma, quelli... Gusto personale, è come non se fosse... Non credo che lo utilizzerò, però... No, esatto, esatto. No, non è il caso, cioè... No? A meno che io non voglia imbrogliare, però... Non bariamo. Non bariamo, non dopo bariamo. Fai make-up, si fa vedere punto di partenza, punto di arrivo. Quando c'è qualche gruppo letto, niente. Va bene, te lo concedo solo per va quello. Va bene, va bene. Per ora te lo metto su off. Bravo. Nella mia vecchia macchina Sony, ecco già si aspetta, e quando registravo, dopo un tot di minutaggio, smetteva la registrazione. Come mai? Perché prima c'era il limite di mezz'ora, se non sbaglio. Sì, sì. Non c'è più. Puoi andare serena.
Su tutte le macchine nuove ora non c'è più. No, ogni volta te lo giuro era un'ansia, perché registravo, a un certo punto vedevo che poi non capivo perché non c'era il riquadrino rosso per dirti, esatto, se regista c'era quella cosa che lampeggiava, poi di punto in bianco, esatto, dovevo controllare. No, diciamo l'unico limite in questo caso è la memory card. Ok. Quindi se c'è la memory card che c'ha poca memoria, la ripresa si interromperà. Oppure limite di registrazione è dato anche dal surriscaldamento della macchina. Questo in che casi succede? Se registri a 50 fps, che è un'impostazione per avere poi il rallentatore dopo, se vuoi rallentare delle riprese, questo soprattutto i videomaker, magari fai dei b-roll che sono tutti con la musica. Ecco, se vuoi fare questo, allora c'è questo rischio, perché la macchina si sforza di più. Però mi sembra di vedere dai tuoi video che non fai delle riprese rallentatore. No, molto semplici. Velocità normale. Sì, esatto. E allora in questo caso meglio impostarla a 25 fps, tanto te la imposto io così non ti devi preoccupare. E in quel caso lì non c'è il rischio di surriscaldamento. Ok, no, esatto, tranquillo. E adesso io te l'ho impostata su auto intelligente, quindi la macchina riconosce la scena e te la va a impostare in automatico. Perché sono intelligente io. Grazie a tutti, è stato bello. Se invece vuoi avere maggior libertà di impostazioni anziché auto intelligente, puoi andare a mettere anche modalità, diciamo, manuali. Ok. Però qui si entra tutto nel mondo, diciamo, di come funziona proprio la fotografia, quindi tempi, diaframmi, ISO, non so se sei familiare con queste cose qui. Sì. Allora, torniamo alla modalità intelligente. Poi, altra cosa magari importante da tenere a mente è che questo qui è un obiettivo zoom, quindi non è fisso. Okay. Quindi puoi avere sia grandangolare a 16 mm, che è in questo modo qui, oppure puoi zoomare per fare una ripresa più stretta se vuoi fare un dettaglio, una qualsiasi cosa. Okay. E c'hai due possibilità, o da qui l'obiettivo va a zoomare, oppure dalla ghiera dell'obiettivo direttamente. Okay. Quello a tua preferenza. Alcuni come obiettivi hanno questa possibilità di essere comandati da qui, altri invece no. No, devi fare direttamente alla ghiera. Ok, sì. Figo. No, tu va bene. Ora, ormai a te l'onore. Ok, allora io non so perché è più professional. Non lo so, sono più professional. Fare più professional, sì, con esatto. Dan. Ciao Sara. Tipo anche, si vedi, metto a fuoco proprio bene anche gli oggetti, figo. Direi di fare un bel test con una bella ring light e simuliamo subito un set. Dai, che farai poi a casa. Ho già voglia, vai. Ciao. Let's go. Quando registro, meglio una sola luce? Allora, in realtà con la ring light sei già a posto a livello di luce su di te. Poi magari se vuoi illuminare di più anche lo sfondo, allora puoi aggiungere altri softbox. Però se no, un setup ideale può essere questo che si è fatto ora. Cioè una luce sulla parete, colorata. Sì. E una luce invece davanti a te, che con la ring light ti crea delle belle ombre, un bel riflesso anche negli occhi. E come ti dicevo, appunto, in questo modo c'hai un'inquadratura più larga e andando a zoomare, se vuoi fare vedere magari dei dettagli sull'occhio o qualcosa del trucco, insomma, per me è proprio l'ideale. Quindi, come vedi, anche a livello di messa a fuoco ti riconosce l'occhio e te lo tiene sempre a fuoco e poi puoi zoomare. Adoro! Oddio! Se vuoi far vedere bene, ma guarda dettaglio. Che dettaglio! Ma mi si sta staccando una ciglia! Ok, che fa vedere fin troppo bene. Non vedere troppo, no! Allora no, torno indietro. Fantastico! Quella qualità, secondo me, top. Sì. Questo è un 4K a 25 fps, quando lo vedi al computer... Sì, bene, ma anche dici all'interno del canale, sì, lo vedranno bene. Sì, vedrai... I followers se li inizieranno a salire con guarda l'audio qua buono, il video buono, la luce, mi raccomando anche le luci, eh? Eccoci qua. Quindi una ring light secondo me è l'ideale, mi raccomando stai vicino alla luce perché più che vai indietro... È una luce rosia dietro, per forza. Secondo me ti dà quel tocco in più personale, insomma, almeno crei il tuo format riconoscibile anche a livello di... Però mi porto a casa anche questa là. Quella lì non è inclusa. Bella! No. Ci serve a noi, bisogna fare i video anche noi. Hai ragione, mi copierò. Cioè, guardate qua. Ehi! Si stacca proprio. Fantastico. A posto, ti vedo già che stai prendendo familiarità con la tua nuova macchina. Sì, sì. Adesso cosa porterò? Che porterai? Che porterò? Trucchi. Quello. Bello, palese, per forza. Se no mi chiamavo Arianna... Ariane Fotografi. Quello è mio, non mi rubare. Però
Però potrei fare un terzo canale. Ci sto. Ariane.fotografia e io inizierò a spiegare. Ormai sei tutto, non c'è più segreti in verità nella fotografia. Vero, vero. T'ho spiegato tutto, ora non hai più scuse, eh? Hai ragione. Mi raccomando, adesso devi proseguire con le tue gambe. Ce la farò. Ma sì, dai. Proviamoci. È super semplice. Proviamoci. Che dire, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio Ollo, siete stati veramente fantastici. Ringrazio anche Sony, non vi deluderò, giuro. Promesso. Mi raccomando, facci sapere, tenici aggiornati, se c'è qualcosa, noi siamo qui. Ma tanto poi vedrete, penso, il video sul mio canale YouTube, Maria Makeup. Link in descrizione, come anche link in descrizione, ragazzi, per accedere alla scheda prodotto di questa macchina, tutto quanto il setup, anche con le luci, ring light, se volete anche voi replicare questo tipo di setup per fare vlog, unboxing, tutorial di makeup, eccetera. Seguiteci anche su Instagram, penso abbiate anche voi la pagina. Assolutamente, certo. Dove trovate qualche foto backstage che abbiamo fatto durante soprattutto le riprese. Meme da parte mia. E niente, io direi che ci vediamo a un prossimo video. Ciao!